motivazione di Assoluta, assolutamente. Beh, nel caso suo, prima della motivazione, voglio dire che guardando il filmato, ho visto vicino a lei, con Mentana, c'era Lamberto Sposini, a cui vorrei che tutti indirizzassero. A un certo punto siamo lontani. Intelligente e buona, Cesara appartiene alla nostra famiglia. Non soltanto perché la vediamo ogni giorno in televisione, non facendo domande o esprimendo opinioni, e raccontando i fatti con lievi movimenti e alterazioni del viso, ma perché nel caso specifico i nostri lunghi rapporti nel lavoro comune, in Mediaset, nel passaggio tra TG5 e Sgarbi Quotidiani, e soprattutto gli studi di farmacia, l'impegno e la costanza, rendono affine al mondo dei miei genitori e di mia sorella, tutti laureati in farmacia. La cura degli uomini, che è implicita in quella disciplina, indica una inclinazione, un'attenzione per gli altri, una fraternità, anche se il suo spirito fiorentino e il suo gusto per l'immediatezza delle parole hanno spinta verso la curiosità per il reale, dentro la notizia, per capire e testimoniare in Italia e in Medio Oriente, anche nei luoghi di tensione che prima dei nostri tempi difficili erano tra mondo arabo e mondo israeliano, mostrando intelligenza e passione. La sua vita è stata in prima linea nel conoscere e nel raccontare, con limpidezza e verità. Cesara è lucida, semplice, diretta, equanime. Ci ha accompagnato ormai quasi per 40 anni nella storia del nostro tempo con l'indulgenza e il sorriso. E così sarà per molti anni ancora. Segnato da un balletto molto speciale. Oh, grazie balletto, è proprio bellissimo. Grazie, grazie, grazie a te. Sono felicissima. A chi vuole dedicare questo premio? Se c'è qualcuno. Ma guarda, io ho un grandissimo rispetto per l'Arma dei Carabinieri. Ho tanti amici nell'Arma dei Carabinieri, dai gradi più alti fino ai più bassi, quindi lo dedico a tutti i miei amici dell'Arma dei Carabinieri, che sono tanti, a cui io sono riconoscente perché sono ovunque e hanno un ruolo importante, ma anche un'attitudine veramente giusta di far sentire il cittadino difeso e protetto. E questo io lo auguro a tutti, di incontrare dei carabinieri così, e ce ne sono tanti.